In Bellaria si rifà il look con un nuovo impianto radiofonico e una nuova verve in sala stampa nei giorni in cui ospita Nanni un Sant'Ermite in piena salute. Da una parte i padroni di casa cercano punti salvezza, dall'altra i Sant'Ermite vuole incuniarsi in zona playoff, ma per farlo occorre una sola strada. Quella del Nanni è una delle tante che portano a una risalita in classifica che sa dell'incredibile. Il calcio d'avvio è in stile brasiliero, dato proprio da Ragao, ma la prima azione di marca ospite, traversore dalla destra con stacco di testa debole centrale a cura di Del Prete, Mignani c'è. Sul versante opposto indelicato mette la freccia, ma la sua conclusione viene sventata in corner. Ancora gli uomini di Ricci punti protagonisti, con i triangoli delicato a Ragao che porta al tiro quest'ultimo. Vandi risponde presente sia sul tiro del brasiliano che sull'immediata ribattuta con cooperazione del muro difensivo a firma di Chiussi. La replica del Sant'Ermite perviene per una leggerezza di Cuni che si lascia soffiare palla da Genghini, cui tiro una semplice chiamata per Mignani. Genghini si ripete un minuto dopo, pennellando al centro questo traversone insidioso che chiama al tuffo l'attento Mignani. Il contropiede Caporali viene murato al momento della conclusione dalla difesa ospite, davvero insormontabile in questo pomeriggio a Foggia, specie quando indelicato a botta sicura prepara già l'esultanza per la rete, ma a salvaguardare la porta ci pensa Castiglioni. La ripresa segue il campione di prima frazione, prima a fondo adriatico con il pallone raccolto da Gambuti, messo al centro per la testa di Aragao che deposita la sfera tra i guanti di Vandi. Il Bellari in difesa concede tanto alle ripartenze del Sant'Ermite, qui Del Prete calcia al lato, ma è il primo avvertimento. Il Bellari agisce di rimessa con la solo personale di Zaghini terminato in bocca al portiere Vandi. Ma quando di avvertimento parlo, ecco che il Bellare da un ennesimo rilancio lungo si lascia scavalcare in fase difensiva. Mora Marco atterra in area di rigore Gentili. Al nostro Giacomo Alpini sfugge il fallo, ma non al direttore di gara, per il quale non ci sono dubbi. Calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Bucai che fredda Mignani trovando il gol partita. Ma se il Sant'Ermite concede, lo fa anche per sua spontanea volontà. Mussoni qui commette una leggerezza dando campo a Caporali che chiama l'intervento a terra a Vandi. Dall'altra parte due azioni a cura di Zavattini. La prima si spegne al lato, sulla seconda l'attaccante è sfortunato perché sulla propria strada trova una grande risposta di Mignani a negargli la gioia del gol. Caporali invece dall'altra parte, la posizione di filata mette a dura prova i riflessi di Vandi che si rifugia in corner. Dalla bandierina arriva il colpo di testa di Vassini, respinto nei pressi della linea di porta da Mussoni. Altro tiro dalla bandierina e questa volta Zaghini a sfiorare il pareggio con il colpo di testa che termina alto. L'ultima azione porta il Sant'Ermite davanti alla porta di Mignani. Gentile sceglie la soluzione di pallonetto che si perde abbondantemente a lato. Fine dei giochi, prova di grande squadra per il Sant'Ermite che agisce, colpisce, soffre contro un Bellaria generoso che gioca soprattutto con il cuore, anche se per ora l'appuntamento con il nuovo speaker per la prima vittoria a Nanni è rimandato di qualche settimana.